le macchine non hanno coscienza, né ce l'avranno in un futuro prevedibile. Quelli che parlano bene, parlano di educated guess, previsione, predizione educata, fondata. Quindi, secondo una educated guess, le macchine non hanno autocoscienza, oggi ovviamente non ce l'hanno, ma non ce l'hanno nemmeno in un futuro prevedibile. Non hanno coscienza di sé, non provano dolore, non hanno sentimenti. Quindi, stando così le cose, non ha senso porci domande sull'intelligenza artificiale. Quindi noi ci vediamo prestissimo, il video è finito qua. Ovviamente no. Viene abbastanza ovvio pensare questo anche per la nostra cultura fantascientifica, no? La fantascienza ci ha messo molto in allerta da questo periodo, pericolo. Ma non è questo il pericolo principale. Noi ne parliamo dopo la sigla, tu intanto butti un bel like e nosotros ci vediamo dall'altra parte. In una delle ultime scene di Star Wars Episodio 3 vediamo C-3PO venduto a Organa che tra l'altro decide di cancellargli la memoria. Ora, vendere un essere umano che è autocosciente e senziente è un crimine, ovviamente, un crimine che l'umanità ha fatto per tanti anni, ma crimine resta. Addirittura cancellare la memoria di un essere autocosciente è qualcosa che si avvicina molto all'omicidio e fa strano che i cavalieri Jedi, che sono i difensori di tutto ciò che c'è di buono nella galassia, non facciano niente al riguardo. Per queste ed altre domande nerd riguardo Star Wars vi rimando a questo video, ma il punto ovviamente non è questo. C-3PO non esiste, non esisterà per lungo tempo e forse non esisterà mai. Quindi tutto ok, diciamo, i problemi della IA ci sono, ma non sono multidisciplinari, stando così le cose. È un problema che riguarda prettamente la programmazione, l'ingegneria, quel che sia, ma perché dobbiamo tirare in mezzo la filosofia, per così dire? La soluzione è all'interno della disciplina stessa, non al di fuori. E invece non è proprio così. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale? L'umanità ha sempre creato macchine che facilitino la sua vita. E una tecnologia, per essere definita tale, deve avere una fitness migliore di quella che farebbe un uomo, di quella sensazione fatta da un uomo. Un sasso che io utilizzo per spaccare il guscio di un crostaceo deve avere una fitness migliore del mio pugno chiuso. Un chopper che utilizzo per togliere la corteccia da un albero abbattuto deve avere una fitness migliore delle mie unghie, questo per essere definita tecnologia. Stando così le cose, noi potremmo vedere l'intelligenza artificiale come un lineare continuo della tecnica umana. Del resto, raga, un'ancora è più pesante di noi, riesce a stare in apnea più tempo di noi e questo non è mai stato un problema. Un tostapane riesce a tostare il pane meglio di noi e questo non è mai stato un problema. Una calcolatrice fa dei calcoli meglio di noi e questo non è mai stato un problema. Dovremmo metterci paura di una calcolatrice un po' più complessa? Mo, non so voi, ma Google, ChatGPT, già Google, ma figuriamoci adesso ChatGPT, il Midjourney, io non lo so voi, ma a me non sembra una calcolatrice un po' più complessa, mi sembra molto più complessa. E come abbiamo visto nello scorso video, la differenza quantitativa così alta diventa poi anche differenza qualitativa. Quindi il problema è già questo richiede un approccio metadisciplinare, comunque al di fuori della disciplina proprio della programmazione, della robotica, è definire che cos'è questo tanto e questo poco, e già stiamo fuori dalla disciplina della programmazione prettamente della robotica. Ecco. Che cos'è questo tanto o questo poco? O meglio ancora, quali requisiti deve avere una macchina per essere definita intelligenza artificiale? Il Ministero della Difesa britannico nel 2011, a proposito delle armi autonome, ha dato questa definizione. Un'arma autonoma, per essere definita tale, deve essere capace di comprendere intenzioni e direttive di alto livello e, partendo da una tale comprensione, il sistema deve essere in grado di intraprendere azioni approvate al raggiungimento dello stato desiderato. Cioè, raga, al 9000, scansate. Non esiste, non esisterà a breve, forse non esisterà mai una macchina in grado di comprendere nel senso umano del termine. È una definizione troppo stretta in cui non c'entra nessuna macchina esistente. Andiamo a vedere quest'altra definizione. Sempre a proposito delle armi autonome, il Dipartimento della Difesa, stavolta degli Stati Uniti, definisce arma autonoma un'arma che, una volta attivata, sia in grado di selezionare e di attaccare gli obiettivi senza ulteriori interventi da parte di un operatore umano. Qui il problema è l'opposto, una definizione troppo larga in cui entrano macchine che possiamo non definire AI. Cioè, anche il termostato, una volta
attivato è in grado di riconoscere se la temperatura dell'acqua nel boiler è troppo calda o troppo fredda e quindi accendere o spegnere la caldaia di conseguenza. O ancora, per rimanere nelle armi, anche una mira antiuomo, nessuno definirebbe mai una arma autonoma grazie all'intelligenza artificiale, ma di per sé è in grado di selezionare il bersaglio perché è in grado di attivarsi al passaggio mio e magari non di un piccolo mammifero. Nessuno definirebbe mai una mina antiuomo come un'arma autonoma o un termostato come una macchina intelligente. Quindi la definizione del ministro della difesa britannico è troppo larga, quella del ministro degli Stati Uniti è troppo stretta, come ne usciamo? Proviamo a partire proprio dall'uomo. Quali sono quelle azioni che noi definiamo intelligenti? Progettare, analizzare, apprendere, ma ancora più importante, l'azione di modificare il proprio comportamento in base a quanto analizzato, a quanto progettato, a quanto appreso. Alcune branche più estreme del cognitivismo ci dicono che di fatto la mente umana, anche quando compie queste azioni complicate, non fa altro che applicare algoritmi. Li applica a partire da un supporto chimico, organico, il nostro cervello, però comunque applica algoritmi che possono essere riprodotti da un supporto, come dire, una scheda. Insomma, la mente non farebbe altro che operazioni complesse, però di per sé riducibili alla matematica binaria. Sì, questa corrente del cognitivismo è la stessa che mette in dubbio il libero arbitrio, ne ho parlato un annetto fa, vattela a spizzare questo video se ti va. Un anno fa, vattela a spizzare questo video se ti va. Taratatarata, vabbè. Se stanno così le cose, allora, uno, non è di fatto è impossibile creare una macchina autocosciente e due, la condizio sine qua non per la macchina autocosciente, ma anche per il livello prima, è il fatto che gli algoritmi hanno la possibilità di scrivere altri algoritmi, non solo di scrivere, ma di modificare gli algoritmi precedenti attraverso i feedback. Quindi, raga, due presupposti per provare a dare una definizione di intelligenza artificiale. Da un lato, una concezione meccanicistica e monistica del rapporto cervello-mente, e dall'altro, la capacità di emulare, più che emulare, poi in realtà sarebbe giusto dire riprodurre, questo rapporto cervello-mente nella macchina. Analizzare, progettare, apprendere sono algoritmi e in quanto tali sono riproducibili artificialmente. Sta definizione, raga, è ancora più larga, rientra in C3PO e in HAL 9000. Semmai ci arriveremo tra tanti anni. Quindi niente, fine dell'approccio multidisciplinare, è un problema della robotica e della programmazione, torniamo nella nostra bella torre d'avorio. Non è, raga, se non altro intuitivamente, ma noi ci rendiamo conto che l'invenzione dell'intelligenza artificiale è qualcosa di epocale, che già da anni sta facendo dei grandi cambiamenti, che da un lato gli sta rendendo la vita più comoda, questi cambiamenti gli stanno rendendo la vita più comoda, ma dall'altro gli stanno marginalizzando. E anche l'invenzione del fuoco, raga, ha fatto questo fondamentalmente, però questo è un fuoco che non riusciamo a spegnere. La domesticazione del fuoco, raga, ma mica è stata una passeggiata esente da rischi. Il giorno prima faccio un fuocherello, poi più grande, poi più grande, poi più grande. Il giorno dopo trasformo la mia famiglia in carbonelle, però non fa niente, ci riprovo, fuoco più grande, più grande, più grande, trasformo il mio villaggio in carbonelle. Però ci riproviamo ancora più grande, più grande, più grande, fin quando o impara a domesticarlo o divento io una carbonella. Lo so che la gag sembra Fred Flintstone in salsa Ben Hill, però voglio dire, non è che, questo è, non è che stiamo lontani dalla realtà. Abbiamo scoperto il fuoco, sappiamo che può essere un qualcosa tanto di buono quanto di negativo, ma abbiamo imparato a domesticarlo. E quando è che abbiamo imparato a domesticarlo? La prima volta che l'abbiamo appunto gestito, che abbiamo imparato a spegnerlo, che abbiamo imparato a circoscriverlo. E ragazzi, fin quando si parla di Kasparov contro Deep Blue, per quanto uno la prima volta che lo viene a sapere, è inquietante che una macchina già nel 1997 è riuscita a battere il più grande maestro di scacchi umano. Ma ripeto, fin quando si parla di Kasparov contro Deep Blue, per quanto inquietante, gli sembra ancora di controllarlo, ma questi ultimi motori figli di Deep Blue, quindi fino ad arrivare Deep 2, fino ad arrivare modernissimi AlphaGo e AlphaZero, raga, noi le scelte di questi motori le siamo andati a scoprire solo ex post e mai in a priori, diciamo, ex ante. Ripeto, non per fare una cosa ideologica, raga, perché questo, ma non è mica necessariamente un male. Cioè, questi, così come sono bravi a giocare a scacchi e a go, sono bravissimi a diagnosticare malattie, quindi è voglia. Cioè, raga, ma chi sono i tre cavalieri dell'apocalisse? Morte, l'abbiamo detto che l'abbiamo allontanata, la diagnosi delle malattie aiuterà molto ad allontanare morte, l'intelligenza artificiale. Carestia, in India stanno facendo una cosa bellissima, grazie all'intelligenza artificiale sulla previsione meteo,
l'India è molto basata sui piccoli contadini e stanno comunque riuscendo a garantire un rapporto migliore, ma non solo in questo senso carestia, proprio in termini agricolo, può servire a migliorare la grande distribuzione organizzata, la sharing economy sul food soprattutto, cioè raga, carestia proprio vince 10 a 0, intelligenza artificiale contro carestia, che è il terzo dell'apocalisse, aspettate, guerra, grazie alle armi autonome la promessa è che non solo non moriranno civili, ma non moriranno nemmeno i militari, moriranno macchine che si combatteranno tra loro. Al di là del tecno-utopismo e del tecno-distopismo, ma qual è la domanda vera, ragazzi? La domanda vera è: posto che ci sia la possibilità di ottenere tutti questi bei benefici, il fatto che ci sia questa possibilità implica automaticamente che la transizione verso l'intelligenza artificiale debba essere fatta e debba essere fatta in qualunque modo possibile? Non lo so se ricordate l'ultimo video che abbiamo fatto su Jonas, Jonas, pronuncia vero, l'ultimo video che abbiamo fatto su Jonas, è proprio questa la domanda che si pone Jonas, il fatto che ci sia la possibilità di fare una cosa implica automaticamente che debba essere fatta, la possibilità implica l'attuazione, non è più o almeno non è più soltanto una questione che se il fine giustifica i mezzi o meno. E ripeto, ne abbiamo parlato molto l'ultimo video su Jonas, poi su Jonas parleremo ancora nel prossimo video quando andremo a vedere un po' il dark side di Jonas. Accendi la campanella per non perdertelo. Comunque, ragazza, la domanda semplice, molto molto semplice, a fronte di queste grandi promesse che ci sta facendo questa transazione digitale, ma quali sono i rischi? Rischio numero uno, disoccupazione tecnologica. Ma qui, raga, non c'è niente di nuovo sotto il sole. È un concetto base dell'economia. Ogni aumento tecnico all'interno del ciclo produttivo abbassa il costo del lavoro. Le proporzioni saranno più grandi, raga, ovviamente, saranno catastroficamente più grandi, ma in questo caso una differenza quantitativa non sfocia in una differenza qualitativa. Il problema è sempre quello, e se vogliamo è sempre quella la soluzione: abolizione della proprietà privata. Scherzi a parte, infatti non stavo scherzando, però diciamo scherzi a parte, più andremo avanti, più non basteranno i vari basic income nelle varie forme che sono state, non basteranno i salari minimi. La sfida vera sarà quella di abbattere le disuguaglianze, non di distruggere la povertà. Tu non la distruggi senza distruggere la disuguaglianza, che detto così può sembrare, vabbè, allora ammazziamo i ricchi così siamo tutti poveri. No, non è questo il punto. Anche questo è un concetto secondo me abbastanza elementare. Il punto però è che la transazione digitale non è nessuna novità, non è, no, dal punto di vista della disoccupazione tecnologica non costituisce nessuna novità rispetto, non lo so, al telaio inventato nell'Ottocento. Le macchine sono degli schiavi, qualunque lavoro che vuole mettersi in concorrenza con la schiavitù deve rispettare le leggi della schiavitù. E questo, ripeto, è un problema in cui la transazione digitale non mette niente di nuovo sul campo. Ciò non di meno è un problema enorme che dobbiamo vedere come risolvere. Problema numero due, l'unicità umana. Siamo quello che facciamo, no? Ora, però, se le macchine tutto quello che fanno lo faranno meglio di noi, se ci batteranno su ogni cosa che facciamo, noi allora che faremo? Nulla. E se non faremo nulla, cosa saremo? Nulla nella dimensione in cui siamo quello che facciamo. Servirebbe una nuova metanarrazione che salvi l'unicità umana. Ma come dice Woody Allen, Dio è morto, Marx è morto, inizio a sentirmi poco bene, ma da dove la pigliamo, raga, sta piattaforma metanarrativa che salvaguardi l'unicità umana? Dovremmo iniziare a preoccuparcene, ma iniziarci a preoccupare di questo sarebbe un po' come fare il secondo gol prima di fare il primo. Il ristabilire l'unicità umana, semmai ci riusciremo, non è il punto di partenza, è l'approdo, è il punto d'arrivo. C'è un punto d'arrivo a cui uno appunto ci arriva dopo aver posto, non dico sciolto, sarebbe utopistico, però dopo, se non altro, aver posto dei problemi più immediati, anche più intuitivi se vogliamo, però sicuramente più immediati e più puntuali. Quindi, terzo ordine di problemi, abbiamo detto disoccupazione tecnologica non riguarda prettamente questa rivoluzione digitale, ma riguarda tutte le rivoluzioni tecnologiche della storia. E quindi è un problema del quale già sappiamo la soluzione. Come attuarla in un altro paio di maniche, ma questo non rientra nel discorso prettamente riguardante l'IA. Quindi abbiamo detto disoccupazione tecnologica da un lato, abbiamo detto
unicità umana dall'altro, ma questo è un problema che verrà dopo. Al momento l'unicità umana è minacciata solo nella fantascienza, poi la fantascienza diventerà comunque realtà, ma non adesso. Appunto, adesso invece, qual è il problema? Il problema che dobbiamo porci è se un domani, volendolo, saremo in grado di staccare la spina. Senza arrivare a fare l'esempio delle armi autonome, dove lì le contraddizioni si vedono molto più nella loro crudezza, per così dire, facciamo un esempio che a occhio sembra molto più innocuo, l'esempio dei veicoli autonomi, diciamo, veicoli a guida autonoma. Ogni anno gli incidenti stradali fanno 1.300.000 vittime, di cui il 90% di questo 1.300.000 persone sono nei paesi meno sviluppati. Secondo una stima accreditata, questa sì che è educated guess, questi incidenti sarebbero ridotti del 93%. Arrotondiamo, 1.200.000 morti in meno, più di 1.200.000 morti in meno. Veramente sembra una di quelle rare situazioni in cui, per il semplice fatto che questa cosa è possibile ridurre del 93% gli incidenti stradali, è una ragione per attuarlo effettivamente. Tuttavia, incidenti stradali ce ne saranno lo stessi, stavolta causati proprio dai veicoli a guida autonoma. Se un veicolo a guida autonoma, non potendo evitare l'impatto, si dovesse trovare per forza a scegliere tra dover investire un ciclista con il casco e un ciclista senza casco, non potendo evitare l'impatto, come dovrebbe agire investendo quello con il casco per minimizzare i danni? Perché se uno viene investito e c'è il casco, il danno è minore, oppure investire quello senza casco perché non stava rispettando le regole, o ancora investire un ciclista anziano perché la sua vita ormai l'ha fatta invece che investire un ciclista giovane, investire un cinquantenne single invece che un cinquantenne che ha quattro figli da mantenere, non investire nessuno dei due ciclisti e investire una terza persona che stava sul marciapiede per gli affari suoi, oppure non investire nessuno dei due ciclisti e schiantarsi in fronte a un palo sacrificando la persona che sta all'interno. Come dovrebbe agire questo veicolo a guida autonoma? Stiamo parlando, ragà, di 100.000 morti l'anno, ammesso che circolino solo veicoli a guida autonoma, e questi 100.000 morti l'anno è appunto il caso dove quantitativamente la differenza quantitativa diventa differenza qualitativa. Potrebbe sembrare ancora il classico dilemma del carrello, quindi utilitarismo contro deontologia, ma non è solo quello. Il dilemma del carrello è fatto per essere ripetuto una volta, cioè nel senso per essere situazioni limite. Qua invece diventerebbe una situazione inglobata nel contratto. Non basta più, come diceva appunto Jonas, un'etica fondata sul qui e ora, tenendo sempre presente che ogni contratto, per quanto completo possa essere, avrà sempre una situazione limite che trascende il contratto stesso. E due, molto più banalmente, se si viene a sapere che i veicoli a guida autonoma investono di porta il casco, ma il casco che lo metterebbe più? Sì, io già immagino una scena dei vecchiarelli segregati in casa per paura che come escono i veicoli a guida autonoma li investano. Il punto però è che, anche a fronte di tutte queste criticità, abbandonare l'idea dei veicoli autonomi per sempre, cioè dire no, raga, ok, ci sono troppe criticità, togliamone da mezzo, vuol dire non poter salvare 1.200.000 persone l'anno dagli incidenti stradali pur potendolo fare. E tu te la sentiresti? Io personalmente no, non me la sentirei di non salvare 1.200.000 persone l'anno pur potendolo fare. E non abbiamo parlato di armi autonome, dove le criticità sono ancora di più. Il punto, raga, lo ripeto, se io domani esco a fare serata con gli amici, bevo e ho un veicolo a guida autonoma a disposizione, io entro sul veicolo a guida autonoma piuttosto che guidarla io, e fare bene. Perché qui il veicolo a guida autonoma guida già meglio di me in assoluto, ma figurati meglio di me da ubriaco, fare bene. Però comunque correre dei rischi, per quanto minori essi siano, comunque ne correrei, rischi di cui uno deve essere consapevole e due devono essere fondati su un codice etico. Un codice etico che però non può essere fondato sulle teorie etiche tradizionali. Come dicono a Oxford, mentre un medico studia, un malato muore. Mentre il medico studia, il malato muore. Cosa possiamo fare nel frattempo per arginare questo fuoco che non siamo ancora riusciti a spegnere? Questo Prometeo scatenato, 3, non 1, non 2, non 3, ben 3, signore e signori, 3 soluzioni, le chiamo palliative, però comunque, che poi chi lo sa, potrebbero rivelarsi delle grandi soluzioni. 3 acronimi: MHC, EXHE, RL, Main Fuel Human Control, Explicable ID, Rigged Liability. Quest'ultimo, responsabilità allargata, l'ho inventato io, però
la tentazione dei tre acronimi era troppo grande. Dunque, Manifold Human Control, controllo umano significativo, è un concetto nato dalla ONG Article 36. Non a caso, a proposito delle armi autonome, cosa dice? Allora, raga, un po' tutte le schematizzazioni che cercano di individuare i vari livelli di autonomia della macchina sono basate su quattro livelli, fondamentalmente. Un livello 1, che sono azioni base che non potremmo nemmeno definire intelligenza artificiale, non lo so, tipo mantenere la velocità di crociera in una macchina, avvertire il conducente che sta superando un certo limite di velocità. Infatti, sulle macchine già ci sono su molti modelli di macchine già da diverso tempo e non li definiremmo nemmeno lontanamente veicoli a guida autonoma. Livello 2, hands off e on. Il conducente è tenuto a prestare attenzione alla strada proprio come se stesse guidando, però può togliere le mani dal volante. Livello 3, hands off, eyes off, mind on, mente attiva, ecco. Il conducente può distrarsi, può ad esempio leggere un libro, ma in ogni caso deve sempre essere pronto a riprendere il controllo del veicolo e a deliberare su varie scelte. Facciamo l'esempio del tragitto, no? Potrebbe essere. Livello 4, hands off, eyes off, mind off. Non si pone nemmeno la questione di prendere il controllo. Il veicolo è totalmente autonomo, non c'è bisogno, nemmeno in caso eccezionale, dello sterzo. Bene, il Manifold Human Control prevede che non si superi mai il livello 3. La mente deve stare sempre on, mai mente off. Ovviamente è una situazione che ha dei limiti. Facciamo l'esempio dell'arma difensiva Iron Drone, che è uno scudo, ok? Un'arma in grado di individuare dei missili e di, prima che possa farlo l'uomo, con una velocità maggiore che possa farlo l'uomo, neutralizzare questi missili. Bene, immaginate che non potrebbe mai essere attivata a livello 4, perderebbe tutta la sua efficacia perché ogni volta che sta atterrando un missile su un bersaglio dovrebbe chiedere l'autorizzazione all'essere umano, perderebbe tutta la sua efficacia. Una soluzione anche qui molto, molto all'acqua di rose potrebbe essere che il Mind Human Control dovrebbe essere un principio fondamentale solo per le armi offensive e si può invece derogare a proposito delle armi difensive, ma ripeto, anche qui c'è da riflettere meglio. Explicable AI. Come abbiamo detto a proposito di AlphaGo, uno dei problemi che ci presenta l'intelligenza artificiale è che noi riusciamo a capire i suoi comportamenti solo ex post e mai ex ante, mai a priori. Bene, si potrebbe, per risolvere questo problema, imporre come priorità alla macchina, come task prioritario alla macchina, non solo prendere delle scelte, ma tradurre in un linguaggio human friendly, user friendly o comunque comprehension umana friendly, ovviamente con la relativa perdita di efficacia che questo task molto ingombrante comporterebbe. E il punto finale è quello invece di allargare il concetto di responsabilità. Gli inglesi hanno due parole per definire responsabilità: responsibility e liability. Qual è la differenza? Se un mio cane fa un danno o se il mio figlio preadolescente fa un danno, è chiaro che il danno l'ha causato lui, responsibility, ma è chiaro che ne risponda io, liability. Come posso io essere responsabile per un qualcosa che non ho causato io direttamente? E fin quando facciamo l'esempio del figlio e del cane, è abbastanza evidente che adottando un cane o facendo un figlio, curarlo, prenderne cura, averne cura, Zorge in termini hegeliani, che andremo a vedere anche meglio questo concetto nella prossima puntata, quando, ripeto, andremo a vedere il Dark Side di Jonas, ma ripeto, è implicito quando si parla del cane o del bambino che io debba averne cura e che questa cura prevede anche la liability. Ben più difficile però è pensare che questa stessa cura, questa stessa zorge, appunto, la debba avere un programmatore che programma un veicolo a guida autonoma, un venditore o un'azienda produttrice di macchine chirurgiche. Questo è complicato, infatti proprio in questi giorni, a proposito del Titan, il sottomarino, molte pagine su Instagram di assicuratori stanno dicendo che se fosse successo in Italia l'assicurazione non avrebbe pagato i danni, proprio perché in Italia non c'è questa idea di liability aziendale. Sì, gli assicuratori, ragazzi, sono gli urukai dell'armata capitalista. Comunque, niente, tant'è, sta uscendo questa cosa. Quindi, ripeto, allargare il concetto di responsabilità e alla fine sì, comprendere che anche l'azienda che produce macchine chirurgiche, anche il programmatore che quelle macchine chirurgiche le ha
progettate debba avere responsabilità riguardo poi come quelle macchine funzionino e dei danni che fanno pur funzionando in maniera perfettamente corretta. È chiaro che se io vendo una macchina chirurgica difettosa, è chiaro che c'è mia responsabilità, tanto mia del programmatore, tanto mia dell'azienda che ho venduto, ma qua non si parla di macchine difettose, si parla di macchine che pur funzionando perfettamente fanno degli errori, e quindi ripeto, responsabilità di tutti, che però non deve mai diventare responsabilità di nessuno, no? Come il dilemma delle molte mani, o come si dice a queste parti, di chi ha ucciso il ciuccio, cioè che è responsabilità di tutti, alla fine non è responsabilità di nessuno, non si deve cadere in questo. Quindi, per concludere, questi tre metodi, abbiamo detto Meaningful Human Control, abbiamo detto Explicable AI, abbiamo detto allargare la responsabilità, se agiscono insieme tra loro magari possiamo iniziare, ecco, ad arginare un po' di danni, e possiamo anche dare là per iniziare ad arginarlo, questo fuoco e questo prometeo scatenato, e forse potremmo anche rendere più sostenibile questa transazione digitale. Naturalmente fammi sapere la tua nei commenti, se questo video ti è piaciuto ti invito a condividerlo, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, e noi ci vediamo prestissimo, bacio, ciao, muah.